Nelle massime di Cicerone ricorrono forme del gerundio latino che non corrispondono affatto al gerundio italiano. Riprendiamo la prima delle sentenze ciceroniane. Beate vivendi cupiditate omnes incensi sumus. Tutti siamo animati omnes incensi sumus. Tutti siamo accesi, cupiditate, beate vivendi, dal desiderio cupiditate, beate vivendi, di vivere felicemente. Beate vivendi è stato tradotto con l'espressione di vivere felicemente. Nella massima, vivendi è un gerundio, in caso genitivo. Non l'abbiamo tradotto con un gerundio italiano, con vivendo, bensì con la proposizione di vivere felicemente, formata dalla preposizione semplice di più infinito presente. Consideriamo ancora un'altra massima. Sic homo ad duas res, ad intelligendum et ad agendum natus est. L'uomo, dice Cicerone, è nato, natus est, ad duas res, per due motivi, per due finalità. Ad intelligendum, per pensare, et ad agendum, per agire. Intelligendum e agendum sono due gerundi in caso accusativo. Preceduti dalla preposizione ad, assumono valore finale. Per pensare, ad intelligendum, e per fare, ad agendum. Pur presentando una forma simile al gerundio italiano, il gerundio latino ha una funzione completamente diversa. Esso costituisce infatti una forma nominale declinabile di genere neutro del verbo. Il gerundio latino è in sostanza la declinazione dell'infinito nei casi indiretti, cioè genitivo, dativo e ablativo, ma anche diretti in caso accusativo, che è preceduto quasi sempre dalla preposizione ad, come nella seconda massima di Cicerone. Il gerundio ha sempre valore attivo.